Buongiorno weekend, benvenuti all'appuntamento del fine settimana di Cusano Italia TV, ultima puntata del 2023. Buongiorno weekend, che meraviglia, sono 28 le puntate che abbiamo passato insieme in questo primo 2023. Ovviamente nel 2024 ritorniamo, però oggi celebriamo l'ultima puntata dell'anno. Che meraviglia, siete pronti per il Capodanno? Avete passato delle meravigliose feste di Natale? Io spero di sì, e potete farmelo sapere ovviamente al 342 627 5717. Grazie per i messaggi anche che avete mandato anche il 24, mentre noi abbiamo creato apposta un best of speciale Natale. Grazie mille per gli auguri e anche per le foto dei vostri alberi di Natale. Continuate a scriverci al 342 627 5717 per farci sapere da dove state guardando Buongiorno Weekend e che cosa state facendo mentre guardate Buongiorno Weekend. È l'ora della colazione, è già l'ora del cenone di Capodanno, quindi qualcuno sta già cucinando. Io lo so che è domani, però lo so anche che qualcuno già sta pensando a cosa mangiare domani e come festeggiare. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, fatecelo sapere 342 627 5717, perché lo sapete, noi vogliamo parlare proprio con voi. Puntata finale quindi del 2023, quindi dobbiamo fare un pochino un recap di ciò che è successo durante l'anno, ma anche prepararci a quello che verrà nella prima settimana dell'anno, quindi la famosa festa della Befana. Cosa diremo e che, con chi parleremo di tutto questo ve lo faccio sapere subito. Inizieremo da Federico Crisalidi, psicoterapeuta. Con lui appunto affronteremo proprio l'argomento che cosa è successo durante l'anno e che cosa è successo da un punto di vista psicologico grazie a tutto ciò che è successo alle persone più note, quindi Ilary Blasi, Chiara Ferragni. Lo capiremo un pochino meglio grazie alla sua professionalità. Poi ritorniamo in Puglia, perché ritorna Giampiero Pisanello, che ce l'aveva detto, ci doveva parlare di un'altra grande iniziativa che sta avvenendo proprio in questi giorni a Tuglie, nella provincia leccese, presepi nel borgo. Ci sono tantissimi presepi e lui ce ne parlerà insieme ad un grande amico. Nel terzo blocco invece abbiamo la Befana, signori, sì, andiamo ad Urbania, il paese della Befana. In questi giorni si sta vestendo a festa, prontissimi per poi festeggiare alla grande il 6 dicembre, e ovviamente ci sarà la Befana e anche il vicepresidente della Proloco di Urbania. Concludiamo la puntata di Buongiorno Weekend con un grandissimo protagonista del Capodanno romano, ma in realtà ormai è famoso in tutto il mondo, Mister Ok al secolo, Maurizio Palmulli. Lui si butta nel Tevere il primo dell'anno, ormai lo fa da 35 anni, questo sarà il suo 36esimo tuffo. Pensate, a 70 anni, quindi ha passato più di metà della sua vita sul ponte Cavour a gettarsi il primo dell'anno. È una tradizione tutta romana che però poi è stata un po' copiata da tutto il resto del mondo. Con lui prenderemo un caffè e un cornetto e parleremo della sua vita incredibile. Tutto questo e molto di più a Buongiorno Weekend. Io ringrazio immediatamente i messaggi. Oh, Gigi da Genova, quasi mi eri mancato, è durato così poco la vacanza, però mi sei mancato, grazie. Oggi fai scena e spettacolo con gli orecchini a cerchio, grazie, sarà contenta la mia mamma che me li ha regalati questo Natale. Grazie Gigi da Genova, fateci sapere anche che cosa farete a Capodanno, come festeggerete Capodanno. Siamo pronti, iniziamo. Quindi, dottor Federico, buongiorno, benvenuto a Buongiorno Weekend. Ciao, come stai? Ciao, bene. Federico, ciao, prego, accomodati pure. Oh, senti che bella musichetta. Un po' stile Capodanno, un po' no, un po' funky, dobbiamo iniziare a festeggiare e a ballare. Infatti, non sei pronto per il Capodanno, Federico? Non vedo l'ora. Non ti piace il Capodanno? No, mi piace, ma mi piace proprio chiudere l'anno, specialmente come questo. Ti piace chiudere l'anno? Sì, sì, ecco, sì, sì. Già, è indicativo rispetto a ciò che, insomma, come è passato l'anno per Federico. Però, in effetti è stato un anno faticoso.
Io personalmente ho iniziato a piangere il primo dell'anno, spero di ridere l'ultimo, sicuramente lo farò, però in effetti è stato un anno un po' faticoso. Turbolento proprio, a livello proprio esistenziale, umano, umanitario, è stato molto molto pesante. Beh, le ultime guerre che sono scoppiate ci hanno proprio dato il colpo di grazia, tanto che si è pensato quasi a un ritorno, no, di ciò che la Seconda Guerra Mondiale non ci ha praticamente insegnato, dove credevamo invece di aver imparato qualcosa, invece la crudeltà non ha limiti. No, purtroppo non ha limiti. Se noi pensiamo all'anno che è passato, ci vengono in mente tante donne che sono state protagoniste di questo 2023, donne e uomini sicuramente, sì. Però grazie a cose accadute a determinate donne ci fa riflettere su ciò che abbiamo vissuto a livello sociale proprio in questo 2023. E quindi con te ci divertiamo un po' a fare delle riflessioni. Proprio sull'anno appena che sta per concludersi, da quale donna vogliamo iniziare? Perché tutte ci raccontano un pochino sia di loro, della loro carriera, della loro persona, ma anche di un andamento appunto sociale. Quindi da dove vogliamo iniziare? Cosa ti viene in mente prima di tutto? Beh, mi viene da pensare il caso di Unica. Oh, Unica! Lei, Ilary Blasi. Un grande, donna. Beh, una coppia che è una coppia mitologica romana, anche a livello nazionale europeo, perché della rottura di Ilary Blasi e di Totti ne hanno parlato persino sul Times, tipo 19 articoli gli hanno dedicato, quindi è una cosa wow! Esageratamente. Cioè, abbiamo dato proprio la visibilità al nostro paese grazie a questo tema, la separazione, che ormai una separazione si fa anche attraverso i media, quindi. Beh, diciamo qui più che la separazione è la cosa che è piaciuta tanto, no? Gli scherzi che si sono fatti, no? Le borse, no? È divertente come nel documentario Ilary ironizza, sono rimasta con una scarpa e una ciabatta, no? Come si dice a Roma proprio. È vero. Però vediamo in questo caso come, rispetto a quello che dicevamo, come parte una coppia, come inizia, invece lì come è finita. Cioè nel non detti, ma tante frustrazioni dove hanno portato poi comunque un allontanamento. Se prendiamo questo caffè di Ilary Blasi, quel caffè è una metafora, se ci pensi, no? Era da fermarti lì e dirti ok, che sta succedendo? Invece c'è stato sicuramente due visioni molto importanti di Totti, che era il grande calciatore, il grande imperatore romano, che a un certo punto si è trovato a girare per casa. E Ilary Blasi in quel periodo diventava sempre più famosa a livello televisivo, quindi più richiesta. E poi da lì quello che è successo, no? Le voci sono tante, ma io rimango a quello che dicono i documentari, a quello che dicono i giornali. Okay. È successo un qualcosa tra di loro che non hanno voluto analizzare, non hanno voluto fermarsi e dire stanno cambiando le cose tra di noi, ma sono andato direttamente su degli agiti. La paura dei tradimenti ha portato poi a vivere separatamente in casa, no? Ma la domanda che ti faccio è se loro sono ovviamente due personaggi stranoti, appunto, tanto da parlarne addirittura il Times, nel nostro piccolo invece che cosa ci insegna questa storia? C'è qualcosa che possiamo cogliere anche nelle nostre vite più semplici, ok? Penso a, come hai detto, Totti si è trovato a camminare per strada, quindi penso a una persona magari che vive una vita di lavoro e poi si ritrova in pensione, che è un momento tanto sperato, no? E tanto desiderato, bramato, però poi a un certo punto effettivamente cambia qualcosa a livello psicologico. Beh, cambiano i ruoli, no? I ruoli interni alla coppia, dove purtroppo noi siamo fissati con il ruolo, l'uomo è quello che porta i soldi, è quello e la donna oggi se lo può permettere, ma in primis deve essere l'uomo. In questo caso vediamo, tendiamo
rimaniamo sul livello alto, a livello sociale, a livello lavorativo tra di loro, si vede che c'è un cambiamento netto di questo e c'è una frustrazione in atto, perché comunque anche Hillary lo dice, cioè stare con un uomo come lui che girava per casa, che non era più il Totti di una volta, e dall'altra parte un uomo come Totti che io sono acalcistico, ho visto pure il suo, ho visto il suo documentario di Totti ed ho detto, da, ci sono rimasto male perché mi è piaciuto. Quindi la storia, la sua storia come calciatore mi è molto piaciuta, mi ha anche molto toccato. Beh, anche perché un grande come lui che non tanto contro il calcio ma legato proprio alla Roma, non è andato in Inghilterra, nel Manchester, quindi vuol dire che però questo grande amore è stato anche molto deluso, no? Perché lui ha vissuto la panchina praticamente, certo, cioè, e quindi per uno come lui penso che ci sta. Assolutamente. Quindi... Però strano che non hanno fatto una terapia, non hanno neanche provato, perché questa metafora del caffè porta proprio dove lì si sono centrati nelle loro frustrazioni, nel loro problema, no? Nel tradimento, nello pseudo tradimento, però non hanno provato a dire forse questo ci sta portando a un qualcosa che sta cambiando. Tanto che tutti sono rimasti, perché quella era una coppia storica, poi sono stati insieme 20 anni. Quindi, sì, tanti anni. Infatti è anche bello vedere nel documentario come la commozione di Ilary Blasi, che comunque dice io non posso cancellare 20 anni di storia, 20 anni di amore, quindi è successo quello che è successo, però comunque la fiducia come è crollata. Certo, no? certo. E pensa che quel documentario è stato scritto da Peppi Nocera, che ho la fortuna di conoscere, che è uno dei più grandi autori televisivi, partiamo proprio, no? Ed è stato molto delicato in questo documentario. A me è piaciuto moltissimo, no, anzi non vedevo l'ora di vederlo. Ero in queste vacanze lo riguardi, unica assolutamente sulle piattaforme digitali. E questo ci insegna anche però un po' la rivalsa della donna tradita o comunque che si sente tradita, di come desidera poi a un certo punto svuotare il sacco, farsi valere, dire la propria, no? In un tradimento, appunto, tra noi comuni mortali è sempre... qual è il ruolo? Lì c'è una piattaforma che addirittura mette in scena il tuo dolore e ti permette di raccontare qualcosa. Nel nostro piccolo, invece, come possiamo aiutarci ad affrontare un lutto, quello che è un lutto poi effettivamente? Guarda, è un lutto, è un fallimento, è un cambiamento delle abitudini, di tutto quanto. Più che altro, come vedi, quello che succede, che si vede in grande con Totti e lei, quello che poi succede in piccolo, è come se c'è una gara a chi deve stare o non deve stare sotto la gogna, come se uno è il colpevole e l'altro è la vittima. E questo vediamo, perché alla fine questo documentario lei si toglie ciò che avete sentito, le verità, adesso sentite la mia. È toccante. È toccante ed è vero soprattutto, perché appunto alla massima esponenza, no? Alla massima potenza tutto ciò che è successo a loro è ovviamente messo in luce dai riflettori mediatici nel nostro Prendiamo anche il ruolo di internet nella coppia, no? Come adesso vedi, ti dicevo, è più facile, no? Adesso neanche tradire, però lasciarsi andare un po' come il diabetico che vuole entrare in pasticceria, che sa che non può mangiare, però ci entra e poi va a finire delle volte che... A proposito di gogna mediatica, cambiando completamente registro, altre due donne hanno veramente fatto parlare di loro, purtroppo non per dei bei motivi, ma drammatici, e fanno tutte e due cognome Cecchettin. Se pensiamo alla meravigliosa Giulia, questo sorriso, questa donna stupenda, strappata alla vita in maniera brutale, viene in mente anche però la sua sorella Elena, che addirittura è stata eletta dal giornale L'Espresso come persona dell'anno. Ecco, anche questo ci racconta tanto di questo 2023.
Beh, come vedi, lì è partita una... si è svegliato un qualcosa. C'è da dire che questa ragazza, la solarità di questa ragazza, spingendo, si è aperto una... passami il termine, una solarità nel cercare a livello nazionale, no, che cosa sta succedendo, no? C'è stata proprio una rivolta. Io persino i pazienti per una settimana non facevano altro che parlare di questo caso, che poi alla fine non è cambiato niente, perché dopo il suo omicidio ce ne sono stati tanti altri. Certo, una cosa fa colpire, che forse dovremmo dare, più che anche lì, no, c'è stata tutta questa cosa sul patriarcato, che ti posso dire una cosa, è un po' sterile da parte mia questa denuncia che ha fatto, perché dovremmo andare praticamente dalla Bibbia, cioè dalla storia dell'uomo, è patriarcato. Purtroppo questo non vuol dire che il patriarcato può permettersi di uccidere, assolutamente. Poi per me siamo tutti sullo stesso livello, sullo stesso genere. Maschi, femmine, bambini, gli omicidi stanno allo stesso livello, non vanno fatti. Quello che dobbiamo vedere è che forse dovremmo dare un'occhiata diversa alle problematiche mentali, alle persone con problematiche, per cercare di aiutare, non metterla alla gogna come in questo caso, perché i messaggi che mandava quel ragazzo erano messaggi che mandiamo tutti, poi ognuno di noi ha un livello, no, dal sano all'intano. Quindi anche lì, no, partire con questi corsi a scuola, no, è il 50% del lavoro, è a casa. Certo. Allora facciamo i corsi, in primis anche i genitori, forse proprio i genitori, ma non che loro hanno una colpa. Ma oggi come oggi, quello che insegnano a scuola, a casa viene boicottato. Certo. Un tempo era diverso, ciò che insegnano a scuola a casa era tenuto così sul palmo delle mani. Adesso anche se un ragazzo va male a scuola e il professore gli mette una nota, il genitore il giorno dopo va a scuola e delle volte va anche a menarlo. Cioè, quindi allora forse dobbiamo mettere sui banchi prima i genitori che insegnano cos'è l'affettività, cos'è l'amore, il trattenersi delle emozioni che possono essere negative o positive, non devono cambiare. Cioè, questo va, e poi vabbè, un corso di educazione sessuale non fa male. Corso di educazione, sì, esatto, all'emotività, alle relazioni, alla sessualità. Ed è vero, bisogna farlo tutti, non soltanto i bambini, perché possono, apprendono assolutamente, però poi se non riscontrano anche degli esempi, no? Positivi, è difficile che poi riescano a mantenere e a comprendere davvero il significato di tutto ciò che si cerca con le parole, con i media, con i social, di insegnare, perché non è tutto brutto ciò che viene proposto, però appunto bisogna riscontrarlo poi. Cioè, credo che queste bruttezze forse vanno insegnate, perché fanno parte, togliendo, se no stiamo sempre a giudicare bello o brutto, che fanno parte della vita, quindi tenere attenzione a tutto, di stare attenti, di dare la giusta fiducia. Però ti faccio una domanda, secondo te come mai ha fatto più calpore a livello nazionale l'omicidio di questa ragazza rispetto all'uccisione, no, di Alessia Pifferi, che ha lasciato un neonato 2-3 giorni, no, dove lì c'è proprio un neonato che è indifeso? Perché non è scoppiato qualcosa lì in quel momento? No, cioè, il problema è che noi in Italia abbiamo sempre queste rivolte sociali che durano una settimana. L'indignazione sociale dura veramente il tempo della notizia, e poi arriva una seconda notizia che sembra addirittura superare la precedente, e quindi quasi ci scordiamo. Non so perché, non so risponderti. Penso ci sia bisogno proprio di un po' più di riflessione e anche di meno esternazione cattiva, ma più controllata, più riflessiva rispetto a tutto ciò che ci circonda. Quindi è facile giudicare, è facile dire qualsiasi cosa, ma in realtà fare un passetto indietro, ragionare e poi esprimere il nostro sentimento a riguardo, io credo sia forse una soluzione, e anche non una soluzione, ma comunque un atteggiamento che possa portare del bene, che possa creare un circolo virtuoso e non vizioso, perché altrimenti c'è sempre questa, no?
Guarda, giudicare se avessimo questo... al pubblico direi potrei avere un amen. Amen, grazie. Si dice proprio delle parole giuste, sante proprio. E penso agli adulti, come dicevi tu, e credo sia veramente giusto, perché alcune volte gli adulti semplicemente sono nati e cresciuti in un determinato modo. Ed è difficile anche per loro entrare in questo nuovo. La mia generazione, ne riflettevo con la mia famiglia in queste feste, è quella via di mezzo. Io ho vissuto senza cellulare, ho scoperto il cellulare e poi adesso ormai siamo dipendenti dal cellulare. Però so che cosa c'era prima. I ragazzini di oggi non sanno qual era il mondo precedente alla tecnologia, ai social, alle informazioni usa e getta, all'informazione veloce in tutto il mondo. E allo stesso tempo gli adulti devono ancora faticano, si sono ormai addentrati, ma faticano ancora ad entrare invece in certe convinzioni sociali di libertà assoluta. E quindi è faticoso per tutti. Hai provato mai a uscire di casa senza il telefonino? Oh, mamma mia, io una volta credo fossi... Cioè, mi è venuto quasi un attacco di panico perché non sapevo. Io sono dipendente dalle strade, per esempio, su Roma, non essendo nata a Roma. E ho avuto il panico perché non sapevo dove andare. E lì mi è venuto un piccolo attacco di panico perché ho detto, ti rendi conto, senza cellulare io non so cosa fare? È bruttissimo, è molto brutto. Però sì, purtroppo lo viviamo anche noi. Cambiando ancora registro, ma in effetti rimanendo su quello che è stata forse la parola chiave del 2023, cioè gogna mediatica, probabilmente. Quanto ci piace. La povera, comunque, non voglio, senza nessun aggettivo, Chiara Ferragni, ok? Che anche lei il suo anno del 2023 è stato... Però col povero ha già preso una posizione. Perché nel senso nel 2023 ha vissuto la magia di Sanremo, meravigliosa, ha avuto un successo incredibile. Monologo molto vero, lei, pensati libera, questi vestiti studiati per un anno che volevano dare un significato al ruolo della donna, eccetera, eccetera, e poi il marito la offusca, tra virgolette, facendo una cavolata. Beh, però non è che è stato lui ha subito un momento un po' maniacale, eccitato da... Sì, esatto, poi l'ha spiegato il motivo, quindi insomma... Però insomma è stato un gioia e dolore quello che ha vissuto Chiara Ferragni a Sanremo. Poi hanno risolto i loro problemi, si sono rifatti vedere e adesso il caso del Pandoro, che ha addirittura attirato l'attenzione della Premier Giorgia Meloni. Cosa ne pensi rispetto a tutto questo? Beh, guarda, io credo una cosa, che già Giorgia Meloni che va a parlare, no, del caso di Ferragni, mi fa pensare che ha bisogno di occupare l'attenzione su qualche cosa sotto di più importante, come dire, un qualcosa dove spostiamo l'attenzione in modo che così qui possiamo fare come ci pare. E qui l'Italia è un po' così, lo sai, no? Perché se ci pensi, ta ragazza Poraggia, ma che ha fatto? Ha fatto quello che fanno tutti. C'è da dire una cosa, a livello mediatico, da Ferragni, Chiara è stata la prima influencer, possiamo dire la nuova top model, è colei che tutti vorrebbero essere, quindi lei è amata e invidiata. L'italiano che c'ha di brutto? L'invidia. E una come lei, io lo sai, non sono per niente, sono boomer, mi posso definire, però vedendola, una che a casa, venendo dalle nostre generazioni, che per fare magari 5.000 euro dovevi sgobbare, anzi sgobbi ancora al presente, minimo un mese, lì basta una presenza, un'apparizione dal divano di casa, anche in pigiama, 5-10.000 euro, 500, cioè, che è successo? Vabbè, c'è questo sbaglio
buttiamo, gli voglio dare una... No, beh, c'è però nel momento che ha chiesto scusa, come sì. vedi, no? C'è stato tutto poi il dopo che anche su quelle scuse hanno dovuto attaccarla, ricamare, no? Certo. Quindi che vuol dire? Si vede che proprio hanno preso il momento per distruggere un personaggio che comunque lei e il marito sono fortissimi, certo. senza, tra virgolette, fare niente, ma fanno molta campagna politica a livello abbiamo sociale. Capito che hanno anche un valore, un potere politico evidentemente, tanto se appunto ne hanno parlato addirittura i politici, e questo forse è anche un'esagerazione, però se ne parli dai potere, esatto. Quindi non, probabilmente i poteri, beh, guarda, un peso ce l'hanno. Come ecco. mai quando esce per esempio un qualcosa di qualche vescovo nel Vaticano, mm-hmm. no, di milioni mm-hmm. di cose, non hanno fatto la stessa esatto, quello gugna. C'è da chiedere, perché su alcuni ci si impone e soprattutto si pone l'attenzione esagerata in maniera proprio viscerale, e su altri casi e altre persone no, non lo so, lo scopriremo nel 2024. Buoni propositi. Speriamo, buoni propositi per l'anno, scoprire il perché di tante cose. E altre volte alziamo le mani e diciamo ma chi se ne frega, possiamo anche un sano chi se ne frega, ogni tanto fa bene. Federico, grazie mille al dottor Federico Crisalidi, psicoterapeuta, grazie per queste riflessioni di fine anno, ti aspetto nell'anno nuovo per invece entusiasmanti nuove avventure, va bene? Ti ringrazio, tanti auguri, grazie. Auguri a tutti, grazie. E buon 2024. Grazie, buon 2024 a te Federico, grazie anche a voi, adesso qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a Buongiorno Weekend, sempre qui.